E ciao a tutti e bentornati in questo secondo episodio di Memoryapolis, questo nuovo city builder mischiato a un gioco 4X a turni. Mi sta piacendo un botto, spero stia piacendo anche a voi perché sto registrando questo video prima che vediate il primo episodio. E insomma, che dire, mi piace un botto, raga. Allora, scorso episodio abbiamo effettivamente iniziato quella che era la nostra città, abbiamo costruito i primi edifici. E abbiamo messo in costruzione il macellum che ci servirà in futuro. E in più abbiamo trovato l'archivum come struttura extra. Visto che è un edificio culturale blu, stavo pensando che potremmo sbloccare un altro edificio culturale blu da costruire qua giù, visto che sta venendo fuori delle case, e andare effettivamente a fare un quartierino culturale blu qua giù. Per cui andiamo subito a vedere edifici culturali. Cosa abbiamo come edificio blu? Abbiamo la Agoge, Center, sblocchiamolo. Ci servono 17 lavoratori, quindi ci vorrà un pochino. E in più abbiamo una missione aggiuntiva qua che ci dice di vedere il filtro per l'attrattività in alto a destra. Immagino che sia questo, io debba semplicemente selezionare attrattività. Ah, questo, ok. Così vediamo dove è più probabile che crescano delle case. In questo caso è molto probabile che adesso crescano qua. Ottimo, perché noi ci andremo a inserire un altro edificio a breve. Quindi facciamo partire il gioco e aspettiamo di raggiungere 17 lavoratori, in modo da poter inserire un altro edificio culturale. Andiamo a farlo andare a massima velocità, non abbiamo ragione di aspettare. Prima di continuare, iscriviti. Per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news sui city builder. E intanto il macellum è completo. E lo faremo dopo. E abbiamo qua la prima fazione che chiede di trasferirsi. Ora, se vi ricordate, nello scorso video vi ho parlato molto dell'importanza di tenere le fazioni separate perché altrimenti litigano. Ecco. In questo caso, io in questo centro città voglio inserire soltanto le fazioni economiche, queste qua, quelle gialle, e quindi mi va benissimo averla qua. Mentre qua, visto che abbiamo già un edificio culturale blu, ho intenzione di piazzare altri edifici culturali blu e tenermi una fazione istruita qua giù, una frazione accademica. Questo vuol dire che qui io posso accettare senza problemi una fazione economica perché è quello che voglio in quest'area. E quindi andiamo a fare accetta. Abbiamo sbloccato un pochino di cose nuove. Quindi adesso abbiamo tutto il tempo che vogliamo. E adesso andiamo a aspettare un pochino che il gioco costruisca quello che ci serve. Ripeto, a noi servono 17 lavoratori, quindi andrò a piazzare quello. Perfetto, pausa. E andiamo a piazzare la Goje Center. Dobbiamo stare attenti a costruire sempre all'interno dell'area costruttiva. Vedete che i quartieri però possono crescere all'esterno di un'area costruttiva, o almeno in parte, quindi un po' sì, un po' no. Comunque, a Goje Center andiamo a costruirlo cercando di metterlo il più vicino qui. Perfetto. E noi abbiamo bisogno di Esteem, per cui aggiungiamolo. Ora andiamo a cliccare un po' di Next qua e vediamo un pochino quali sono le quest aggiuntive che abbiamo. Abbiamo una quest di andare ad acquistare o vendere risorse e una quest di andare a fortificare la città. Le fortificazioni, raga, al momento io non vi consiglio di farle perché, come vi ho detto nel primo episodio, non c'è la parte militare del gioco ancora, visto che è un early access. Per cui le fortificazioni non solo non servono a nulla, ma addirittura, dalla mia esperienza, riducono quanto potete costruire al di fuori della fortificazione. Per cui, a meno che non vi piaccia davvero tanto per quanto sia di estetica, non vi consiglio di costruirle. Se volete comunque costruirle, dovete cliccare sul vostro centro città e cliccare su questo simbolino qua in basso e avrete poi un menu particolare per decidere come dove fortificare. Ripeto, secondo me non ha senso farlo perché letteralmente non servono a nulla al momento. Quindi ignorerò quella parte e l'altra parte è compra e vendi risorse. Andiamo a aprire il pannello delle vendite. In questo caso io non voglio vendere tanto,
Sono più interessato a vendere cibo, ma purtroppo non lo posso fare. Per cui andrò a vendere letteralmente una risorsa e basta. Facciamo... sì, una risorsa, giusto per fare la missione. E fine. Perfetto. Così ce la leviamo dalle scatole. E andiamo a declinare Fortifying the City, perché, come vi ho detto, non la faremo. E adesso... possiamo cancellare le notifiche e aspettare un pochino che si costruisca il tutto. Nel mentre ci ha anche detto che abbiamo sbloccato nuovi edifici culturali. Abbiamo sbloccato quindi il Poleterion che mi interessa fare. E a questo punto questo non posso comprarlo perché non ho abbastanza punti. Posso andare io a potenziarlo? Sì, ma non ho i materiali, quindi sarebbe inutile. E allora lo potenzieremo dopo. Allora, il Poleterion ci serve tanta sabbia, che la stiamo pian piano ottenendo, e ci servono dei lavoratori, va bene. Abbiamo della nuova produzione? Sì, abbiamo due nuove produzioni da sbloccare. Abbiamo Carver e Carpentry da sbloccare, non possiamo neanche permetterci entrambe, dobbiamo aspettare un pochino. Perfetto. E Carpentry. Che ci vanno a fare quindi i mattoni e i piloni di legno. Quindi, li abbiamo qua, ci servono dei lavoratori per entrambi. Quindi, andiamo subito a vedere, prima di tutto, ha un'attrazione negativa, quindi vogliamo cercare di tenerlo all'esterno. A questo punto, io lo tengo qua per il momento. Ok. E l'altro, abbiamo detto, è il Carver. Anche qua ci servono 10 lavoratori, non è un problema. Poi a breve dovremo iniziare a potenziare anche le nostre fattorie. Aspettiamo di arrivare a 10 lavoratori. Perfetto. Carver, e gli andiamo a far fare la stessa fine, letteralmente. Andiamo a piazzare qua. Costruisci. Ok. E poi abbiamo anche qua una statua del fondatore per aggiungere attrattività. Vedremo in futuro. Per il momento non ci interessa. Per il momento ci interessa aspettare e vedere un attimino la città che si espande e accumulare qualche materiale. Che sono importanti per noi. Nel mentre possiamo dare un'occhiata al pannello delle fazioni. Dove possiamo vedere le varie fazioni presenti nella città. Nulla di speciale, ma è interessante. Ok. Quindi adesso si tratta letteralmente di lasciare andare il gioco. Possiamo zoomare un pochino per gustarci un attimino meglio la città. Però a parte quello non possiamo fare molto altro. Tutta una questione di attesa. Possiamo potenziare il nostro centro storico? Assolutamente sì. Vai e potenzia. Inoltre a breve arriveremo a 900, potremo sbloccare... ecco qua... l'altro edificio culturale che non avevamo sbloccato, la scuola. Perfetto. E qua abbiamo un'altra fazione che si vuole spostare, una fazione culturale, per cui non è un problema, l'accettiamo, perché qua mi vanno bene le fazioni blu. Detto ciò, andiamo a dare un'occhiata. Possiamo già costruire la scuola, per cui non vedo assolutamente perché non inserirla. Anche se aspetterò i 5 turni che si potenzi questo in modo da avere il raggio espanso di dove posso costruire. Vedete che posso già espandermi di più. Purtroppo però il gioco non piace dove la volevo mettere, il che mi rende un pochino triste. Posso io andare a inserire una Surveyor Cabin? La risposta è sì. E a questo punto direi che assolutamente l'andrò a inserire. Lì. Così posso effettivamente permettermi di fare la scuola qua tra 5 turni. E in più abbiamo qua una nuova notifica. La nostra città è diventata più influente nel mondo. Ottimo. Ok, andiamo a inserire adesso la scuola.
Ok, noi abbiamo ancora bisogno di belonging ed esteem. Quindi andiamo ad aggiungere belonging. Ok. E perché no, andiamo anche ad aggiungere la statua dei fondatori per incentivare le persone a trasferirsi. E direi di metterla qua di fianco a questa struttura lavorativa in modo da cercare di minimizzare quanto mi tengono fermo. Ok. Detto ciò, noi abbiamo qualcosa di nuovo da sbloccare, di nuovo. Nella parte della produzione abbiamo adesso le mattonelle, le tegole praticamente, e i mattoni veri e propri. Per cui ci serviranno 1000 punti culturali. E in più dobbiamo anche guardare le nostre produzioni in modo da essere sicuri che stiamo producendo tutto, ma direi di sì. L'unica cosa che ci mancano sono le pietre preziose al momento. Il che non è assolutamente un problema. Allora, abbiamo qua un evento casuale, perché può succedere, e questo è il classico evento degli eventi 4X. Quindi, ci dice che abbiamo un emissario con una lettera dal re della Macedonia, che vuole conquistare del territorio. Vuole andare a assediare delle città greche vicine, e ci vede come un alleato. Noi abbiamo i soldati e le città greche hanno tante risorse, ma se le andiamo a danneggiare potrebbero essere pericoloso per noi a lungo termine. Inoltre possiamo anche cercare di ottenere supporto religioso-politico per andare a ridurre le ambizioni del re. La scelta è nostra. E qui abbiamo le tre scelte. Possiamo aiutare il re di Macedonia, possiamo chiedere aiuto e possiamo aiutare le città greche invece. Allora, nel mio caso, io non voglio perdere né cibo né safety, perché sono 150 di safety in totale, non mi piace. Preferisco perdere 500 oro, che tanto, visto che stiamo incentrando del commercio e altre cose, non sarà un problema. E con questo andremo a sbloccare Mysterium, che è un edificio religioso. Potremmo onestamente anche andare a aiutare le città greche col cibo, adesso che ci penso, costruire semplicemente una nuova farm. E sbloccare... Sì, difendiamo le città greche, così sbloccchiamo un edificio scolastico. Mettiamo un attimo in pausa e a questo punto andiamo a inserire un'altra farm. Giusto in caso, giusto nel dubbio. Però voglio essere sicuro di inserirla in un'area che vada a essere buona per noi. E quindi qua andrò a fare un trucchetto, diciamo. Andiamo a demolire questo campo tra 5 cicli. Perfetto. E andiamo a piazzare una farm qua. In questo modo andrà a costruire intorno alla foresta e non ci romperà le scatole. Perfetto. E facciamo ripartire. Tanto aspettiamo di arrivare a 1000 blueprint, così possiamo acquistare gli edifici che ci mancano. Tanto non siamo tanto lontani da quello. Siamo arrivati a 1000, perfetto. Andiamo a sbloccare gli edifici che ci mancano. Brickwork e Tilery. E inoltre il gioco ci dice che abbiamo la possibilità di fare un nuovo servizio. Il Senato ci costerà 4,50. E il Senato è molto utile perché ci permetterà di emanare nuove leggi, che ci daranno bonus o malus in base alle nostre scelte. Per cui dovremmo stare un attimino attenti con quelli. Ma non dovrebbe essere troppo una tragedia. Abbiamo una nuova richiesta per una fazione, di nuovo una fazione culturale, nell'area a loro dedicata, mi va benissimo. Ora, secondo me, prima di sbloccare altre cose, credo che la scelta migliore sia andare a potenziare il nostro edificio, questo qua. E quindi cerchiamo di arrivare a 500 prima di sbloccare altro. Siamo riusciti a difendere da il re della Macedonia. E quindi abbiamo sbloccato Ludus Magnus.
che richiede un bel po' di risorse. Quindi ci vorrà un po'. Allora, torniamo qui. Dovremmo averli adesso, sì. Perfetto. Allora, dove avevo messo l'architectural office? Eccolo qua. Per potenziare ci serve 200 di pietra e 200 di legna. La legna continua a calare a colpi. Per cui direi che è una buona idea andare a fare un altro cutting camp. E credo che la scelta migliore sia letteralmente andare a inserirlo qua in mezzo. Cioè, siamo in mezzo a nulla. Potrebbe anche essere una buona idea, onesto, andare a inserirlo qua, eh. Però, secondo me, andare a fare qualcosina qua giù è la scelta migliore. Lì. Costruisci. Perfetto. E poi andiamo a vedere i due edifici che ci mancano. La Tilery, adesso la possiamo fare. Anche questa ha un'attrattività negativa, quindi come al solito la mettiamo lontana. E, perché no, possiamo lasciare tutta quest'area a costruire. Perfetto. E l'altro è il Brickwork. E anche questo possiamo andare a inserirlo lontano dal resto, qua giù. Quest'area diventerà un'area lavorativa. Perfetto. Adesso lasciamo il tempo passare, così possiamo accumulare nuove risorse. E da quello che vedo, dovremmo anche andare ad aggiungere una nuova estrazione di pietra. Quindi andiamo a vedere. Pietra. Queste parti qua sono quelle che ne hanno di più, né? Ce n'è anche un po' qua giù, però, di pietra. Che schifo non ci fa. Quindi diamo un'occhiatina. Small quarry. Alla fine la scelta migliore è comunque la pietra qua, non c'è nulla da fare. Andiamo a prenderla qua, 2800 di pietra sono più che ottimi. Lasciamo andare avanti il tempo. E vediamo un pochino come va. Così dovremmo riuscire a accumulare più legna e più pietra più velocemente. Ok, adesso abbiamo raggiunto i 200 di pietra, dobbiamo raggiungere i 200 di legna. Quindi abbiamo anche il Poleterion ancora da costruire, che ci mancava assolutamente, quindi lo andiamo a costruire qua. Così andiamo ad aggiungere altri due che ci mancavano e andiamo ad aggiungere le Steam, che non ne abbiamo abbastanza. Ok, poi l'altra cosa da costruire è Ludus Magnus, che ha bisogno di tante risorse, quindi ci vorrà un po' prima di arrivare ad avere abbastanza risorse. Qua abbiamo di nuovo un'altra fazione che si vuole trasferire. Assolutamente sì. In questo modo ci darà anche più soldi, che schifo non ci fa. E nel mentre noi continuiamo ad accumulare. Abbiamo anche già 1200, quindi quello che voglio fare è andare su Small Farm e andare a sbloccare il potenziamento delle fattorie. Così quando ne avremo bisogno potremmo aumentare la crescita dei nostri campi. Ok, con le rocce ci siamo, con il legno ci arriveremo a breve. Ci manca l'estrazione della sabbia, mo. Quindi diamogli un altro po' di tempo. E nel mentre possiamo guardare tutti i carri che viaggiano attraverso la nostra città su ogni strada. Secondo me è bellissima come cosa. Sono curioso di vedere dove è più probabile che vengano fuori edifici. Adesso è più probabile che si riempa qua una volta che questa zona sarà riempita. Molto carina come cosa. Ok, la sabbia sta venendo utilizzata, non mi ricordo per cosa. Mi dice che io posso già potenziare il mio centro città, ma io non lo voglio fare, onesto. Io prima vorrei riuscire a piazzare giù la Ludus Magnus. Però ci vorrà tanto. Toccherà aspettare per la Ludus Magnus. Allora, abbiamo il centro città che possiamo potenziare e
abbiamo anche il Senato, quindi direi a questo punto di buttarci sul centro città. Ok. E di andare a sbloccare effettivamente il Senato a questo punto. E in culturale noi abbiamo anche la scelta di sbloccare il teatro. E questo non abbiamo i soldi per l'Emporium, quindi lo faremo dopo. Facciamo ripartire. Un'altra fazione si vuole trasferire. Certamente, fai pure. Così mi darai più soldi che ci saranno utili in futuro. Ok, allora, noi abbiamo sbloccato adesso. Archivum ce l'abbiamo già. Questo ce l'abbiamo già, dobbiamo mettere il Senato e ci serviranno 375 di sabbia. Noi possiamo comprarlo un po' di sabbia adesso. Possiamo dirgli, Eva, io dammi 100 di sabbia. Compra. E così possiamo permettercela. Il Senato è bello grandicello, regà, ve lo dico subito. Occhio perché il Senato è bello grandicello. Quindi io lo metterò qua giù, separato dal resto. E il Senato attira le fazioni che si attaccano alle leggi. Per cui con quello dovremo cercare di piazzare artifici culturali legati a quelle cose lì. In questo caso ho questo. Posso iniziare a puntare al forum e al resto. Il forum lo posso piazzare subito e quindi lo farò. E lo andrò anche a piazzare qua giù. E andiamo ad aggiungere safety anche a lui. Perfetto. E in più il gioco mi avvisa che è stato trovato una nuova rovina. Attiviamola e vediamolo di che elemento è. È un altro elemento culturale, fantastico perché qua giù abbiamo culturale. Anche se è un po' lontano dal mio centro culturale. Qua io contavo di fare altro, onestamente. Quindi è probabile che la distruggeremo una volta costruita. Adesso vediamo. Ok, nulla posso distruggere. Questo potrebbe diventare un problema in futuro, vedremo. Allora, abbiamo i nostri senatori, abbiamo sbloccato il pannello della politica. Abbiamo tre senatori, culturali e un senatore. Per quanto riguarda l'economia, e quindi queste qua sono le leggi che abbiamo più possibilità di andare a fare. Quindi, sarebbe una buona cosa andare a ridurre il costo delle costruzioni di questi. Però dobbiamo stare attenti perché ci costa denaro. Vediamo un poco. Secondo me lo possiamo tenere per il futuro. Per il momento mi va bene andare a passare questo che per 100 cicli, 500 oro, ci darà la creatività. 4 per ogni ciclo ci darà 400 in totale. E l'andiamo a inviare. Poi abbiamo la possibilità di inserirne un altro. Però non c'è nulla che mi interessi al momento, quindi aspetterei onestamente. Con questo abbiamo solo il 50%, qua abbiamo il 70%. Quindi io punto 5, punto un botto di soldi a fare anche il belonging. Così tiriamo su. Vediamo. È una scommessa. Per me è una scommessa. Vediamo se vengono accettate le leggi. Ok, è stato approvato il primo decreto. Ed è stato approvato anche il secondo. Fantastico. E adesso possiamo scegliere un edificio unico, una delle sette meraviglie, più o meno. Abbiamo la scelta tra il mausoleo di Alicarnasso o i sassi di Matera. Io non sceglierei mai i sassi di Matera, onestamente.
Quindi preferisco quello di Alicarnasso perché ci permetterà di sfruttarlo nelle prossime ere. E lo andiamo a selezionare. Ok. E ci vorrà un bel po' per costruirlo, perché richiede soldi e popolazione, che al momento non abbiamo. Bene. Direi che per il momento noi ci possiamo fermare qui. Spero che per il momento vi stia piacendo Memoriamulis, io la sto adorando. E che dire, non vedo l'ora di parlarvi dei prossimi aggiornamenti e giocare il gioco finito una volta che ci sarà. Ciao!